Finalmente l'NBIC inizia a vedere la luce. Sì, finalmente mi piace, è sempre una bella parola. Questa è, non è la conclusione, ma è il primo step che si è definitivamente concluso per fare l'NBIC, un grande palazzo di Genova che ci unisce la città, unisce la città al mare. Direi che hanno fatto un bellissimo lavoro in questo anno, difficile, con alta scientificità e alta tecnica, di cui dobbiamo essere orgogliosi. È anche la prima volta, come diceva giustamente il sovrintendente, che si fa in Italia una cosa di questo tipo, quindi un motivo in più di orgoglio per essere a Genova. Meno vincoli per attrarre ovviamente più investitori. Assolutamente sì, noi vogliamo che ci sia la possibilità per gli investitori per fare una cosa bella, e sono certo che verrà una cosa bella. La posizione è strategica, serve ai genovesi, serve ai turisti, serve ai croceristi. Sappiamo che arriveranno molti croceristi in futuro a Genova, e quindi è una posizione assolutamente importante. Se poi voi riprendete il divertimento di venire a Genova dal mare ed entrare dal porto, la prima cosa che vedete di fronte a voi è l'NBIC, quindi deve essere una cosa bellissima. Assessore, si riparla nuovamente di NBIC con tante belle novità che verranno presentate quest'oggi. Un lavoro fatto di concertazione con l'autorità portuale, con Comune di Genova, con Regione Liguria, con Sovrintendenza. Abbiamo lavorato per un anno, arrivando a degli esiti, secondo quello che è emerso, molto positivi, e a questo punto siamo pronti per lanciare il bando di gara, e chiaramente da parte di autorità portuale, e ricevere eventuali offerte e eventuali manifestazioni di interesse per la concessione dell'edificio. Dal punto di vista delle possibilità di uso, questo edificio che cosa potrà diventare per il comune? Allora, con la variante fatta, attualmente l'unico vincolo è il 10% della superficie che può essere massimizzata a circa 41.000 metri quadrati, e il 10% potrà essere ad utilizzo commerciale. Tutto il resto invece sarà un utilizzo assolutamente flessibile, quindi siamo pronti a ricevere idee e suggerimenti per quelle che possono essere le destinazioni d'uso da inserire all'interno dell'edificio. Pochi giorni fa siete stati anche in Francia per promuovere il tutto, insomma, interesse ce n'è stato? C'è molto interesse, soprattutto perché chiaramente si tratta di una concessione, e quindi c'è interesse a un edificio di questo genere, anche perché è un edificio che si affaccia sul mare e quindi è uno delle poche potenziali investimenti intelligenti per un investitore estero, perché vede e traguarda una realtà che a Genova manca. Non c'è nessun hotel, nessuna attività di un certo tipo, ma anche solo direzionale se fosse possibile, proprio così a bordo mare, e quindi questa è una valorizzazione che sicuramente verrà capita e verrà utilizzata per fare un bel progetto, di questo ne sono certa.